volta, buongiorno anche a chi è online da casa. Riprendiamo questa giornata dell'orientamento della SEM con alcuni interventi che sono nel framework di questo Aspettando Bright. Cos'è questa iniziativa che è molto cara all'Ateneo? Sostanzialmente vogliamo parlare in maniera accessibile di ricerca. E quindi cercheremo, attraverso gli interventi del professor Pinna, professoressa Groppi, professori Cupertino e Vitale, di rispondere ad alcune domande che ci permetteranno di avere appunto questa panoramica su cosa facciamo all'università quando ci occupiamo di ricerca e quindi non ci occupiamo di didattica. Questa sezione, questi interventi si chiamano Aspettando Bright proprio perché sono interventi di collegamento, di raccordo tra l'università e le scuole nell'avvicinarsi da qui fino a settembre, appunto alla notte dei ricercatori e delle ricercatrici, che è proprio il momento in cui l'Università di Siena, come altre istituzioni di ricerca in Italia e in Europa, si apre e comunica in qualche modo, si connette alla realtà del territorio e delle famiglie e delle scuole che sono al di là di essa. Io direi di partire proprio con le domande, con il primo intervento. Le domande a cui cerchiamo un po' di dare risposta, o comunque di fornire una panoramica sulla ricerca, si legano a queste domande che sono: che cos'è la ricerca? E soprattutto quale è la sua utilità, al di là poi dei risultati che possono essere pubblicati e di dominio pubblico per la comunità accademica, e quindi come la ricerca incide poi, diciamo, sul, tra virgolette, mondo reale. Quindi ringrazio gli speaker che intervengono oggi a nome della scuola e chiamerei, credo che il primo intervento sia del professor Paolo Pinna. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite da casa? Chi è in collegamento sente? Ok, allora, perfetto. Dunque, faccio una piccola premessa. Allora, io presento un tema su cui ho fatto ricerca negli ultimi anni, già da prima di Covid. Però molto di più chiaramente negli ultimi 2 anni, che è l'economia delle vaccinazioni. Allora, innanzitutto vorrei dire, uno dice perché non è un medico a occuparsi di queste cose, ma un economista. Allora, vabbè, l'economia è una scienza sociale che però è per sua natura interdisciplinare, perché studia il comportamento delle persone, ma in maniera quantitativa, per forza di cose, uno si immagina sempre i soldi e che vanno misurati. Però l'economia non studia solo le cose prettamente economiche, solo prettamente legate ai soldi. Anzi, se ci pensiamo, ci sono in questa società attuale, in cui tutti lasciamo tantissime tracce online, ci sono moli enormi di dati che possono essere analizzati, per cui le scienze sociali si trovano a diventare sempre più quantitative, perché possono analizzare incredibili quantità di testi, di informazioni, di numeri che si trovano in giro. L'economia, storicamente, studiando i soldi, ha sviluppato insomma, delle tecniche, o diciamo così, un approccio, okay, per cui tende a visualizzare le scelte che le persone fanno come dei problemi che coinvolgono dei benefici attesi, dei costi, e così come in un approccio molto economico io posso decidere che tipo di investimento fare, posso applicare lo stesso metodo a qualsiasi altro tipo di problema. Okay? E per fare questi modelli si considerano anche cose che di per sé non sembrano attinenti alle scelte di investimento, ma sono più attinenti
attinenti a altri aspetti della nostra vita, no? Io considero l'attitudine rispetto al rischio, che sì, uno si immagina possa avere effetto se io, ad esempio, decido di investire i soldi in qualcosa di rischioso, ma considero anche altre cose. Considero, ad esempio, la quantità o il livello di fiducia che le persone hanno negli altri, no? Perché se io, per esempio, investo dei soldi in una startup, un'azienda che sta crescendo, devo fidare poi di chi l'amministrerà perché questa possa avere successo. Ci sono componenti di altruismo. Gran parte delle azioni che tutti facciamo hanno effetti sugli altri e le facciamo perché ci fa sentire bene aiutare gli altri e fare qualcosa per gli altri. Inoltre, quando prendiamo delle scelte, spesso non sappiamo bene le conseguenze o la natura di quello che facciamo, e molto si basa anche su come si diffondono le informazioni, su come ci informiamo. E qui ritorniamo ai social networks online, che sono pieni di dati su come si diffondono queste informazioni, e ad altri aspetti delle scienze sociali, come la comunicazione, il linguaggio, che apparentemente uno non penserebbe rientrano negli aspetti economici. Il problema delle vaccinazioni, di cui ormai tutti hanno sentito parlare per 2 lunghissimi anni, o perlomeno diciamo un anno da quando ci sono i vaccini per Covid, raccoglie un po' tutti questi aspetti. Per cui io già prima di 2 anni fa mi ero occupato di questo tema, perché mi sembrava che racchiudeva molti degli aspetti che come economista mi interessa. Innanzitutto la parte sull'incertezza. A differenza di un investimento in cui io so quanti soldi voglio investire, c'è incertezza anche sul costo. Cioè, vaccinarsi è un atto che, se lo faccio, potrebbe, e qui è la grossa differenza, per esempio, tra chi si identifica come Novax o meno, potrebbe avere dei costi, ok? E c'è incertezza su quali sono questi costi. Quando il vaccino non è per la varicella o per il morbillo, come nell'ultimo anno, ci sono anche grosse incertezze sul costo di non vaccinarsi, no? Non sappiamo, c'è molta incertezza, c'è continuo cambio di informazioni su qual è la probabilità di ammalarsi, il costo di ammalarsi, quanto è probabile che stiamo male, ma nessuno sa ancora niente sugli effetti a lungo termine che potrebbe avere essere stati ammalati, no? Questo solo dicendo che ci sono tantissime, no? E un'altra cosa importante è che è un'attività che, come economisti, chiamiamo un bene pubblico, un public. È una cosa che ha effetto se la fanno abbastanza persone, no? Come non buttare le cartacce per strada. Se la maggior parte della gente butta le cartacce per strada, uno vede come inutile stare attento, ok? Se invece ci troviamo a passeggiare per delle strade molto pulite, ci sentiamo in colpa a buttare una cartaccia per strada. I vaccini, avete sentito parlare 1.000 volte dell'immunità di gregge, eccetera, hanno un effetto su tutta la società se si raggiunge una buona percentuale, che poi dipende dal tipo di malattia, di persone che effettivamente si vaccinano, ok? Però, come in tutti questi temi, e qui rientro in cose tipiche, si studia l'economia, c'è anche forte la tentazione di fare free riding. Okay? Se io so che tutti gli altri si vaccinano, posso dire: vabbè, ma allora la malattia scomparirà, perché devo incorrere anch'io il costo se posso sfruttare diciamo così, il lavoro degli altri. Okay? E poi c'è una forte componente che potrebbe avere effetto di altruismo. Uno si può vaccinare perché, ad esempio, in questo modo, a livello di cerchia ristretta di persone con cui è in contatto, può evitare di infettare gli altri, no? Uno può avere una persona anziana in casa, e questo può essere stato già fin dall'inizio uno dei primi motivi per decidere di vaccinarsi. Sono persone che non si possono vaccinare, immunodepresse, e per salvaguardare quelle persone lì, uno può prendere ulteriormente la scelta di vaccinare. E anche questo è un po' difficile da studiare, perché da una parte
uno ha l'incentivo di vaccinarti per salvaguardare quelle persone. Da quell'altra ci sono quelli, dicevo, che facevano free riding, si dice, che cavalcano gratis, okay? Quelli che vanno a scrocco sul lavoro degli altri, quelli l'incentivo che le persone avrebbero sarebbero di non avvantaggiarle vaccinandosi con questi. Ci sono molte componenti, okay, che, ripeto, rientrano nell'interdisciplinarietà di queste cose, no? Che dipendono dalla psicologia, dall'attitudine rispetto agli altri, proprio dalle motivazioni che stanno alla base dei gesti che guardiamo. Okay? Quello che ora pensavo di fare, visto anche che c'è poco tempo, vi volevo far vedere il titolo di tre lavori che due abbiamo pubblicato e uno stiamo per pubblicare su questi temi, e raccontarvi un po' la storiella che c'è dietro. Dico storiella non in senso diminutivo, ma per dirvi che alla fine un lavoro di ricerca che facciamo, alla fine è sempre una storia. Uno lo può raccontare in poche parole e è una storia che ci racconta quale potrebbe essere l'effetto di una scelta. Okay? Gli economisti lavorano per suggerire politiche, okay? Suggerire policies, e una storia è: guarda, tu in generale che amministri la cosa pubblica, prendendo certe azioni o presentando le cose in un certo modo potresti avere questo effetto o quell'altro. Quindi vi racconto tre piccole storie che poi sono effettivamente pubblicazioni scientifiche. Okay? Allora, la prima deriva da questo articolo che abbiamo pubblicato l'estate scorsa, quando ancora erano tanti vaccini in corsa e i paesi non sapevano se le quote erano sufficienti per il fabbisogno nazionale, e da quello che noi economisti chiamiamo un approccio macro, okay? Guarda a tutto il livello aggregato delle scelte per i singoli paesi. Okay? In questo lavoro avevamo fatto vedere come è possibile che, immaginatevi la situazione che era l'estate scorsa, che un paese ricco che avesse forti scorte di vaccino poteva avere nel proprio interesse la possibilità di regalare parte di quei vaccini ai paesi poveri. Perché? Per due motivi collegati. Uno, dovuto al fatto che ormai viviamo in un mondo globalizzato con forti flussi di persone, è inutile cercare di limitare la diffusione all'interno del proprio paese se possono arrivare persone dall'estero, okay, che poi ci portano nuove ondate, okay, di infezione. Inoltre, e questo poi è stato evidente con quello che è successo, ad esempio, con Omicron, se viviamo in una torre d'avorio, protetti, ma lasciamo circolare il virus liberamente in altre zone del mondo, il virus evolve e effettivamente più si diffonde, più è possibile che si creino nuove varianti, a cui nel paese ricco, che si credeva protetto originale, non siamo protetti, ok? E che poi possono tornare indietro. Okay? E qui facevamo appunto quest'argomentazione. Okay? Invece, a livello più micro, quindi come dicevo all'inizio, studiando il comportamento delle singole persone, abbiamo fatto, vi voglio parlare ora brevemente, di due lavori. Okay? Uno, questi due lavori si basano su un approccio sperimentale. Ora voi dite come fate a fare gli esperimenti? Non è che avete le rane o... facciamo gli esperimenti facendo provare alle persone situazioni diverse e vedere come si comportano, no? Così come proprio il metodo scientifico Galileo. Okay? Il primo di questi è un esperimento che abbiamo fatto in un laboratorio, lo chiamiamo. Un laboratorio è semplicemente una stanza dove questi erano studenti universitari, prendono delle scelte di fronte a un computer. Okay? E quindi abbiamo fatti giocare ad un gioco che aveva una storiella di tipo vaccinale, okay? In cui loro potevano decidere per l'appunto se
vaccinarsi e quindi non correre rischi, noi li pagavamo con dei soldi veri queste persone, oppure non vaccinarsi e sperare che si vaccinassero gli altri, così nello stesso modo non avrebbero avuto costi. E abbiamo visto un certo risultato. In un altro trattamento abbiamo preso alcuni di questi giocatori e li abbiamo messi in una condizione per cui loro non si potevano vaccinare. Era nella situazione in cui nel mondo reale sono gli immunodepressi. Quando avevamo questo ultimo tipo di giocatori, i giocatori stavano lì, potevano o meno ricevere un premio alla fine del gioco, ma non avevano possibilità di fare alcuna azione. Se focalizzavamo l'attenzione su questi giocatori, diciamo, passivi, in tutti i giocatori, c'era molta più propensione e adesione a questa azione di vaccinazione. Cioè, l'altruismo funzionava se direzionato verso delle persone che non stavano sfruttando la vaccinazione degli altri di proposito, ma che effettivamente non si potevano vaccinare. E qui, ripeto, questo suggerisce una politica per cui noi potremmo forse avere una maggiore adesione nelle campagne di vaccinazione se dicessimo: guarda, fallo perché proteggi se stesso e proteggi gli altri, oppure possiamo dire fallo perché proteggi te stesso e proteggi gli altri che non si possono vaccinare, ok? Escludendo l'idea che proteggi anche chi sta sfruttando il tuo corpo, okay? E abbiamo visto che c'era una differenza. L'ultimo lavoro che invece su cui stiamo lavorando e che deve ancora uscire si basa non su una cosa che abbiamo fatto in laboratorio, ma su una survey, okay? Praticamente delle interviste fatte online, no? Come fanno le aziende private quando vogliono vedere se funzionerebbe un nuovo prodotto. Noi lo facciamo anche nella ricerca per vedere la gente come si comporta in varie situazioni. Okay? Anche in questo caso abbiamo fatto una survey online in cui c'erano dei piccoli premi in denaro, oltre al compenso per partecipare. Avevamo un campione rappresentativo della popolazione italiana, avevamo 2000 persone, okay? E gli abbiamo fatto dei piccoli giochi simili al precedente, o anche giochi in cui valutavamo la loro propensione al rischio. Quindi misuravamo il loro comportamento in scelte semplici. Vi faccio un esempio. Hai 2 euro e puoi decidere quanti centesimi di questi 2 euro investire in una lotteria che, se dovesse vincere, e le probabilità sono 50-50%, ti darà 2,5 volte quello che hai investito. Una persona molto propensa al rischio mette tutti i 2 euro, una persona poco propensa al rischio no, dice no, io mi tengo i 2 euro. Sono piccole somme, ma misurano un po' l'indole delle persone. Abbiamo fatto questi giochi. E poi alla fine, questo l'abbiamo fatto a settembre dell'anno scorso, abbiamo chiesto loro, sei vaccinato contro Covid-19? Sì, no, ho fatto solo una dose. E a quelli che non avevano fatto alcuna dose abbiamo chiesto perché. Qualcuno ha risposto perché ho avuto il Covid, qualcuno ha risposto mi sono prenotato, lo farò fra una settimana, qualcuno ha risposto perché non credo nell'efficacia dei vaccini, oppure perché credo che questa malattia svanirà presto e non c'è bisogno di vaccinare. Okay? A tutte queste ultime persone, cioè quelli che non erano vaccinati e avevano un motivo di rifiuto a farlo, li abbiamo chiamati, catalogati, etichettati come anti-vax, diciamo. E poi abbiamo visto che queste persone erano diverse da tutte le altre sui giochi che avevano giocato prima, quando non sapevano che l'obiettivo dello studio era in alcun modo legato a Covid-19. Abbiamo visto che quelli che successivamente abbiamo identificato come avversi alla vaccinazione sono più propensi al rischio, sono molto meno altruisti, e oltretutto una domanda che gli facevamo dopo ogni gioco è: cosa pensi che abbiano fatto gli altri? Sono anche molto più pessimisti sul comportamento degli altri, quindi sono meno altruisti e pensano che anche gli altri siano meno altruisti di quanto effettivamente. Ok, io, se non ci sono domande, vi ho raccontato queste 3 storielle e ho cercato un po' di darvi un'idea.
grazie al professor Paolo Pin per questa prima presentazione. E se non ci sono immediate domande, passerei alla presentazione della professoressa Bro. Non c'è il saltatore. Il microfono lo prendo. Bene, allora proseguiamo perché il tempo incalza dopo questa interessante presentazione economica. Veniamo al diritto, perché un elemento che probabilmente avete già visto negli incontri precedenti che avete avuto qui di orientamento è il carattere quantomeno multidisciplinare, poi se a volte riesce a essere anche interdisciplinare, ci riesce ad essere un dialogo tra le discipline, ancora meglio, ma senz'altro per i vostri studi, cioè per gli studi che si svolgono qui in questa scuola, c'è un approccio multidisciplinare in cui molte scienze sociali sono presenti. Quindi cambiamo quasi completamente scenario e metodologia per passare al diritto, in particolare al diritto pubblico, su di un tema che è al centro del dibattito politico e comunque delle riflessioni in tema non soltanto di uguaglianza dei diritti, ma anche di sviluppo in tanti paesi del mondo e nelle organizzazioni internazionali. Quello dell'uguaglianza di genere. E partirei da una serie di dati che ci fanno capire come questo tema richieda ancora di essere affrontato. Ho tante slide e ve le mostrerò molto molto rapidamente, senza la possibilità di esplorare a fondo adesso tutti questi dati. Dati, in questo ci colleghiamo a quello che veniva detto prima, eh? Partiamo da questo elemento per conoscere la realtà. Dopodiché vedremo che contributo può dare il diritto per modificare questa realtà. Quindi, per quanto riguarda i dati, questa pagina è presa da un programma delle Nazioni Unite, su cui poi eventualmente ritornerò più avanti, collegato allo sviluppo sostenibile, che dà una serie di obiettivi da raggiungere anche in termini di uguaglianza di genere e ci fa vedere invece proprio la disuguaglianza di genere in tanti campi, come in quello della partecipazione alle decisioni politiche. Vedete le donne nei parlamenti, le donne nel governo locale, nel mondo, eh? Le donne in posizioni manageriali, vedete le piccole percentuali, le potete leggere, vero? E partiamo dal punto di vista che comunque parliamo del 50-51% della popolazione, quindi invece vedete i dati quanto sono più limitati. E vedete anche la questione della violenza di genere che ci darebbe, non lo approfondisco qui, ma dei dati davvero impressionanti che sono collegati al tema della disuguaglianza e un'altra serie di conseguenze sulla vita delle ragazze, delle bambine in tante parti del mondo e il dato sui matrimoni minorili. E la pandemia, ci ricorda anche velocemente questa slide, ha ulteriormente accentuato questo divario. Tantissimi sono gli indicatori che potremmo richiamare, io adesso ve ne porto una carrellata molto molto veloce. Come questi individuati dal World Economic Forum, che ci fanno vedere, per esempio, questa differenza nei redditi tra uomini e donne.
ci fanno vedere la marginalizzazione delle donne nei lavori che si chiamano emergenti, quelli legati alle nuove tecnologie, per esempio. Ci sarebbero delle percentuali qui assai interessanti se andiamo in queste parti più basse collegate all'intelligenza artificiale, per esempio, e all'ingegneria. Di nuovo ci ricordano questi dati come le donne siano presenti in una misura molto circoscritta nei luoghi di decisione politica. Qui potete vedere velocemente i paesi dove si è raggiunta una maggiore uguaglianza di genere, benché in nessun paese si sia raggiunta poi una perfetta parità. E se volessimo venire all'Unione Europea, l'Unione Europea ha un'apposita agenzia che si occupa di uguaglianza di genere, che fornisce anche tanti dati. Ci sono i dati relativi all'Italia, c'è un indicatore che misura per ogni Stato membro della Unione Europea dove è in termini di uguaglianza di genere. E l'Italia si trova sotto la media europea, il che è abbastanza impressionante perché se consideriamo che ci sono poi paesi che hanno dei dati davvero molto, molto, molto bassi e pensavamo che l'Italia fosse magari in una posizione migliore. Il punto critico spesso è la partecipazione al potere, qui dati che non posso affrontare, ma li vedete spesso intorno a voi, il numero delle donne ministro, il numero, non abbiamo mai avuto una donna presidente del Consiglio, una donna presidente della Repubblica, c'è un grande problema a livello regionale, ma ci sono anche diseguaglianze nel potere economico, le donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni, le donne nel board delle banche centrali, in Italia della Banca Centrale e anche un'altra serie di dati relativi alla sfera sociale. Allora, detto velocemente tutto questo, quindi abbiamo tanti dati e poi l'esperienza probabilmente anche individuale può aiutare a andare anche oltre il dato quantitativo. Da dove ci viene tutto questo? Velocissimamente, non siamo di fronte ad altro che alla più antica discriminazione del mondo. Si risalissimo all'antichità, appunto, anche a civiltà che ci sono molto care, noi troveremmo sempre questa discriminazione impostata in quali sensi? Nel senso di una vera e propria gerarchia che assume la denominazione di patriarcato. È una gerarchia in cui gli uomini si trovano sempre in tutte le civiltà in una posizione di potere nei confronti delle donne. Le donne sono relegate alla sfera privata e anche nella sfera privata però si trovano in una posizione di subordinazione. E di fronte a questo ci dovremmo però chiedere il diritto. Entriamo quindi in questa seconda parte di questa mia breve presentazione che riguarda il ruolo che il diritto ha avuto o può avere. Dov'era il diritto quando si sono, e le avete studiate anche voi, ci sono state le grandi rivoluzioni della fine del Settecento, il portato dell'illuminismo che ha messo al centro il principio di uguaglianza, dove erano i diritti delle donne nell'ambito di quelle dichiarazioni? Non c'erano. Si è avuta una universale. No, adesso andiamo avanti, qualcosina troveremo che è cambiato, però è abbastanza impressionante considerare che là dove si è posto il pilastro della modernità, manca totalmente il punto di vista della donna. Ci sono una serie di donne che in quegli anni, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, in realtà, si sono battute per includere in quelle dichiarazioni i diritti delle donne, ma che senz'altro vi sono sconosciute. Non credo che le avete mai studiate nei libri di storia, così come non avete studiato altre figure femminili che hanno caratterizzato tanti campi. Quindi qui ve ne mostro velocemente alcune.
Sapete che poi, e questo cose credo, voi siete studenti dell'ultimo anno, vero? Quindi queste cose le state studiando, le studierete, però agli inizi del XX secolo, nelle battaglie per l'allargamento del suffragio, c'è stata anche la battaglia per l'allargamento del suffragio alle donne, una battaglia che poi si è compiuta soltanto nel secondo dopoguerra con le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, e qui ne porto due significative, la nostra, quella italiana e quella indiana, che è un'altra grande costituzione del secondo dopoguerra. Ragazzi, vi pregherei però di stare fermi e in silenzio. Se poi non ascoltate, non è un problema mio. Ma invece è un problema mio se vi muovete e non state in silenzio. Capisco che probabilmente non vi interessano le questioni di genere, stando dalla parte di coloro che si trovano al vertice di questa gerarchia. Per quanto riguarda l'Assemblea Costituente, i numeri dell'Assemblea Costituente italiana sono anch'essi però impressionanti. È vero che nel secondo dopoguerra si va verso l'introduzione nelle costituzioni del principio di uguaglianza, non solo in senso formale, tutti uguali davanti alla legge, ma anche sostanziale, cioè come una uguaglianza, potremmo dire, di risultato che tiene conto dei diversi punti di partenza e che quindi tratta proprio per raggiungere poi un'uguaglianza formale come risultato, però parte dalla considerazione, lì l'uguaglianza sostanziale, di necessità, vedete, di interventi diseguali che supportino i soggetti svantaggiati. E nel secondo dopoguerra, quindi, anche per le donne si introducono quelle che si chiamano azioni positive, cioè interventi diseguali per far sì che si recuperino delle situazioni di svantaggio. Quindi il diritto cerca, attraverso queste norme giuridiche, di guidare scelte politiche in una direzione, quella dell'uguaglianza sostanziale, che include l'uguaglianza di genere. Nella Costituzione italiana, oltre all'articolo 3, abbiamo anche l'articolo 51, che è stato modificato nella parte che vi ho sottolineato nel 2003 con una revisione costituzionale proprio per consentire queste azioni positive, che spesso si citano in inglese, affirmative actions, comunque quelle azioni diseguali, gli sgabelli, che fanno sì che anche il piccolo poi diventi più alto. Bene. Il diritto internazionale ha dato anch'esso nel secondo dopoguerra un importante contributo, e questa è nell'ambito delle Nazioni Unite la convenzione di riferimento per l'uguaglianza di genere, che è stata poi recepita dalla maggior parte degli stati del mondo. Quelli che vi citavo all'inizio, gli obiettivi Sustainable Development Goals, gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030, che si ricorda spesso per le questioni dell'ambiente, del cambiamento climatico, però ha una visione della sostenibilità che comprende anche l'aspetto economico e sociale, e tra i suoi obiettivi ha appunto anche l'uguaglianza di genere. Nell'ambito di un'organizzazione regionale come è il Consiglio d'Europa, che ha come scopo la democrazia e i diritti, anche qui abbiamo una convenzione molto importante che riguarda la violenza di genere, contro la violenza di genere, se ne parla spesso, la Convenzione di Istanbul. L'Unione Europea, a partire dalla Carta dei diritti fondamentali, ma poi attraverso tutta una serie di direttive e di regolamenti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è intervenuta anch'essa a guidare gli stati membri verso la parità tra donne e uomini. I campi in cui si sviluppa la questione di genere sono tanti. Ora, benissimo, abbiamo un grande apparato, concludo un po' su questo, abbiamo un grande apparato normativo, possiamo dire in sintesi, a livello nazionale, a livello internazionale, a livello europeo, che cerca di smantellare quel sistema di relazioni sociali che vi ho definito all'inizio come patriarcato.
Però i dati sono quelli da cui siamo partiti, nonostante che ormai siano tanti decenni che si portano avanti queste politiche. Questa è una frase molto nota tra i giuristi sulle questioni di genere. Il diritto non è tutto, ma non è nemmeno niente. Quindi il diritto è qualcosa, pone queste norme vincolanti. Queste norme sono fatte applicare, va detto, sono fatte applicare principalmente dai giudici. Qui vi rappresento tutta una serie di corti costituzionali, corti supreme, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia, nei casi concreti. E questi casi li potete trovare poi narrati anche in tanti film. E ci sono state anche donne giudici, questa è Ruth Bader Ginsburg, che è stata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno cercato di dare effettività a queste norme. Ci sono state ricorrenti, cioè singole donne che si sono sentite violate nei loro diritti ed hanno presentato ricorsi alle corti. Questo è un famoso caso che in Italia nel 1960 ha fatto sì che le donne potessero entrare nella magistratura, nella carriera prefettizia, nella carriera diplomatica, da cui fino a quella data erano escluse. Ciò nonostante, ecco, il diritto non è nemmeno niente, però non è neanche tutto, nel senso che il diritto, per essere effettivo, per essere vincolante, per riuscire a modificare la società, ha a sua volta in realtà bisogno di essere supportato all'interno della società. Quindi il diritto può essere effettivo e può cambiare anche questo dato soltanto se trova però nella società poi delle forze attive, delle forze vive che se ne facciano portatrici. Quindi questa è un po' la mia presentazione. Abbiamo un problema, la diseguaglianza di genere, abbiamo il diritto che interviene con un grande apparato di norme, abbiamo i giudici che fanno applicare quelle norme, però il diritto non è tutto, c'è bisogno di un attivismo da parte della società. La mia presentazione, grazie mille. Grazie alla professoressa Tania Groppi per un intervento, direi, su un aspetto fondamentale, abbiamo visto anche a livello internazionale nei Sustainable Development Goals. Non so se ci sono qualche dubbio, domanda, velocemente, altrimenti magari lasciamo... La questione effettivamente, sì, oltre che della norme, del diritto, ci vuole veramente un cambio di mentalità, di cultura, e quella è la più difficile da cambiare, naturalmente. E sicuramente la scuola può fare tanto, oltre alla famiglia, naturalmente anche l'università. Esatto, assolutamente sì. Ci sono movimenti importanti anche dalla società, che poi ovviamente possono avere un'influenza sul diritto. Allora, proseguiamo con l'ultima presentazione di professori Cupertino e Vitale, che ringrazio. Vediamo se è già condiviso, no, dobbiamo continuare. C'è interrompere. Benissimo, grazie, vi do la parola. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Come noterete, siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, come diceva la professoressa Groppi. La nostra facoltà poi si è divisa in due dipartimenti, ma il nostro dipartimento di studi aziendali e giuridici ha questa propensione di studiare dei fenomeni anche complessi con un approccio ovviamente multidisciplinare. In questo caso specifico, poi vi faremo vedere un risultato che è dovuto all'adozione di un approccio multidisciplinare e all'applicazione di
attività di ricerca che dal punto di vista teorico poi si sono ritradotte all'atto pratico, con l'intento di dare anche delle spinte operative non solo a determinati decisori, che noi chiamiamo comunemente manager, ma anche a sollevare quello che si diceva poc'anzi, ovvero la consapevolezza dell'opinione pubblica che, nel caso nostro specifico, che ci occupiamo dello studio delle aziende di varie dimensioni, da quelle quotate in borsa a quelle medio-piccole, come possono questi organismi aziendali contribuire al benessere sociale, che non deve essere visto solo nell'ottica del benessere economico, ma anche in un'ottica di benessere, di sostenibilità, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Possiamo andare avanti con le slide. Giusto quello che dicevo prima, lo possiamo anche racchiudere e sintetizzare con un approccio un po' così schematico, nel quale dà proprio la sintesi di tutto quello che noi analizziamo come ricercatori e come analisti delle aziende, analizzando ovviamente come i fattori interni possono essere influenzati dall'esterno e come i fattori interni interagiscono tra di loro per poter poi portare a cosa? Al compimento, cioè al valore che quell'azienda crea in un determinato periodo di tempo e che deve soddisfare gli interessi di determinati portatori di interessi, che vengono detti in gergo anglosassone stakeholder, ok? Quindi con l'approccio multidisciplinare e anche multidimensionale che ci contraddistingue, non andremo più a considerare questo schema in un'ottica puramente economica, cioè come l'azienda, attraverso la massimizzazione del profitto, possa contribuire al benessere di una collettività locale, ma bensì andando ad adottare un approccio integrato. In questo caso, il decisore aziendale, cioè il manager, dal vertice, formulando delle apposite strategie, programmando delle apposite attività e controllando che queste attività vadano a collimare e ad essere allineate con determinati obiettivi che non sono, come ho detto prima, esclusivamente di natura economica, ma devono garantire anche magari la sostenibilità sociale all'interno dell'azienda, garantendo, ecco quello che si diceva prima, le pari opportunità di genere. Un esempio molto pratico, poi lo vedremo, il sol parlare di salary gap, cioè la differenza salariale tra uomo e donna, anche questo potrebbe essere un aspetto da analizzare, da investigare, da poter poi fornire un proprio punto di vista sullo stato dell'arte di come le aziende italiane magari possono dare un proprio contributo in sostenibilità sociale, andando a diminuire questa forchetta tra i compensi, i salari e stipendi che vengono erogate al genere maschile e al genere femminile nelle varie aree, nei vari livelli gerarchici del nostro organismo aziendale, dal vertice fino all'ultimo, ovvero quello i neo assunti, gli apprendisti, per esempio. Ritornando alle pressioni dell'ambiente esterno sui nostri organismi aziendali, noterete, come questa slide propone, delle ultimissime spinte da parte dei Friday for Future Movements, che sono stati capitanati da Greta Thunberg di recente e che ovviamente hanno posto l'enfasi
la pressione in capo ai decisori politici e poi in capo anche alle aziende, nello specifico alle multinazionali che operano a livello mondiale tra i vari mercati locali e che, data la loro determinazione dal punto di vista economico, possano ovviamente supportare ma anche stravolgere il benessere economico, ambientale e sociale di una determinata collettività. Anche i cambiamenti climatici sono ovviamente da annoverarsi in un contenitore che chiaramente sta dando sempre di più una spinta ai decisori politici, ma anche a quelli aziendali, di ripensare alle politiche sia dal punto di vista nazionale, ma anche a quelle aziendali, per poter trovare il giusto equilibrio tra conseguire un congruo profitto e generare quel valore che rispetti l'ambiente e ovviamente sia sostenibile dal punto di vista sociale. Questa situazione recente, se la vogliamo poi declinare dal punto di vista aziendale, ci rendiamo conto, studiando la letteratura, perché noi ovviamente siamo degli studiosi e dobbiamo sempre bilanciare gli aspetti storici, gli aspetti delle evoluzioni di contesto e anche delle evoluzioni di determinati filoni di letteratura e di studi che hanno prodotto anche dei risultati non solo dal punto di vista teorico ma anche operativo. Ci renderemo conto che la sostenibilità declinata dal punto di vista aziendale non è un argomento che è nato in questi ultimi 10 anni, ma è un argomento che nasce dagli anni 60 e poi si è sviluppato prendendo varie forme concettuali che stressavano determinati aspetti, ignoravano alcuni altri, fino poi ad arrivare ai giorni d'oggi in cui la visione olistica che considera l'azienda creatrice di valore deve condividere questo organismo aziendale il proprio valore dal punto di vista responsabile, cioè andando a soddisfare le esigenze dei propri portatori di interessi dal punto di vista della creazione del valore non solo economico ma ambientale, sociale, tenendo in considerazione quello che è il principio, il postulato della sostenibilità dello sviluppo, ovvero dobbiamo cercare noi aziende di sostenere un livello di sviluppo e di crescita economica tale da garantire il soddisfacimento dei bisogni per le generazioni attuali, senza compromettere ovviamente i livelli di sviluppo, i livelli di crescita e la possibilità che le generazioni future possano rispondere alle proprie esigenze, soddisfare i propri bisogni. Andando avanti, anche in una timeline, in una linea tempo che vedete si muove dal 1953 di preciso, c'era una primissima pubblicazione di Bowen che faceva l'enfasi su un unico punto di vista, ovvero la responsabilità del businessman, ovvero dell'imprenditore. Quindi aveva il focus su un unico soggetto che poteva determinare tutto il quadro che abbiamo visto prima di sintesi, ovvero la strategia, la programmazione, il controllo, la misurazione degli impatti dal punto di vista economico, sociale e ambientale e ovviamente il rendicontare all'esterno tutto quello che è stato creato dal punto di vista tangibile e intangibile. Però se notiamo, dopo quello che è avvenuto nel 1987 con il Brundtland Report, in cui veniva così rimarcata quella regola di fondo che vi ho detto prima dello sviluppo sostenibile, siamo passati via via a tante varie tappe di pressione e di riconsiderazione a livello istituzionale e politico e fino poi ad arrivare
a quest'ultima fase di sviluppo, di maturazione di una consapevolezza dal punto di vista istituzionale e anche dal punto di vista operativo, ovvero la ratifica degli accordi di Parigi, della COP21, in cui si pone l'enfasi sulla sostenibilità o l'insostenibilità dello sviluppo dal punto di vista ambientale, ovvero dobbiamo cercare in tutti i modi di arrivare nel 2050, non compromettendo ovviamente i nostri livelli di sviluppo e di crescita, però essendo sempre più consapevoli di non superare quella soglia massima di global warming, ovvero di riscaldamento globale, di 2 gradi e 50 centigradi. In più, il lancio dell'Agenda 2030, che la professoressa Groppi precedentemente ha fotografato sinteticamente con i 17 obiettivi, che spronano ancora di più ogni singolo decisore, quindi anche noi individualmente in quanto consumatori, e anche a maggior ragione le aziende in quanto sistemi complessi aperti all'esterno che, come vi ho spiegato precedentemente, interagiscono su vari livelli interni e esterni anche con più portatori di interesse. Alla fine siamo a questo stadio, se spostiamo la nostra ottica di attenzione al contesto europeo, in cui il decisore politico e la normativa europea è intervenuta nel dare una consacrazione a questa cultura antropologica che ha sempre più preso, come dire, forza dal punto di vista, no, di rendersi conto che gestire l'azienda non è più nell'ottica di produrre valore per gli azionisti, punto, ma per ampliare questo novero di soggetti che ruotano intorno all'azienda e operano dentro l'azienda, nel cercare quindi di incentivare le aziende a produrre un valore con un'ottica globale, quindi economico sì, ma anche sociale e ambientale, e in un'ottica anche bilanciata. Ora lascio la parola a quelli che vi fanno. Sì, molto, cercherò di essere molto, molto rapido. Allora, diciamo che fino al 2014 la CSR, la sostenibilità, era un concetto più che altro volontario per le aziende. Poi nel 2014 il legislatore europeo ha deciso che le aziende, accanto all'informativa finanziaria più comunemente usata, quindi il bilancio tradizionale, fosse obbligatorio per le aziende fare una rendicontazione tipo non finanziario in cui si facesse vedere come le aziende impattavano, come le attività aziendali impattavano dal punto di vista sociale e ambientale. L'Italia, come sempre, arriva un po' dopo, ma ci arriva, e quindi il legislatore italiano ha recepito quella direttiva europea del 2014 con il decreto legislativo numero 254 del 2016, entrato in vigore a partire dal 1 di gennaio del 2017. Mi scusi se non ho usato termini troppo tecnici e giuristici, ma mi perdonerà. Comunque, molto rapidamente, il nostro ordinamento ricalca un po' le direttive europee e chiede alle aziende che soddisfano questi requisiti dimensionali, quindi sinteticamente le grandi aziende, sostanzialmente le grandi aziende, di redigere un bilancio di sostenibilità in cui rendicontare impatti ambientali e sociali. Quindi nel 2017, quindi veniamo alla parte più di ricerca, avevamo questo problema, cioè è entrata in vigore una normativa, dovevamo capire come le aziende italiane rispondessero a questi dettami di legge. Quindi avevamo bisogno di fare una panoramica su base nazionale di come le aziende italiane rendicontassero la sostenibilità. Non solo, avevamo bisogno poi di fare anche un po' di condivisione, nel senso che la pratica era abbastanza, diciamo, nascosta, quindi avevamo bisogno di mettere a nudo le aziende e far percepire loro che noi eravamo uno stakeholder aggiunto e che le osservavamo, li stiamo guardando, e i loro dati sono a disposizione di tutti. Quindi abbiamo la necessità di creare un osservatorio, che è quello che abbiamo fatto. Quindi dal 2017 noi ogni anno prendiamo tutti e 200 e passa bilanci di sostenibilità delle aziende italiane obbligate a questo tipo di rendicontazione, che individua la Consob, le destrutturiamo, le leggiamo, le analizziamo, le scompattiamo e mettiamo a disposizione
i dati e li confrontiamo in una piattaforma, una dashboard, tra l'altro interattiva. L'osservatorio fa questo, quello che vi ho detto adesso, un approccio multidisciplinare e multi-stakeholder naturalmente, e la novità di questo osservatorio è che i dati sono pubblici, quindi gratuitamente offerti al pubblico. Non, a differenza di altri database che chiedono una fee, un pagamento, il nostro è totalmente gratuito. Questi sono tutti i vari argomenti, quindi tutte sull'ambientale, emissioni, consumi idrici, e rifiuti e così via. Sul sociale il grosso riguarda la differenza di genere, sia dal punto di vista dell'occupazione che dal punto di vista salariale, ma c'è anche un discorso di raffronto intergenerazionale, come ci chiede la commissione Brundtland 1987, e abbiamo poi la parte più economica e gestionale, con tutta una serie di informazioni di carattere più tecnico e di governance che sono messe a disposizione. Infine poi ci siamo soffermati anche su quella che è la gestione della filiera. Ora molto, molto velocemente faccio vedere l'osservatorio in breve, quindi questa è la dashboard principale che noi mettiamo a disposizione. Da qui si può accedere a tutti questi sottosettori che poi riprendono la parte, diciamo, economica, ambientale e sociale. Ad esempio facciamo, per riprendere appunto, per essere in continuità con la professoressa Groppi, andiamo sulla parte sociale. E qui vediamo i raffronti tra un anno e l'altro di cosa fanno tutte le 200 aziende italiane in tema di disparità di genere. Per esempio, vediamo che dal 2019 al 2020 non è cambiata molto la situazione, le donne continuano a essere occupate per il 36% contro il 64% degli uomini. Se poi andiamo per esempio sul CDA, il CDA una gran parte è 40%, ma perché c'è una legge italiana che ci impone una presenza femminile di almeno il 40%, ma infatti se poi andiamo su donne in posizioni manageriali non di CDA, quindi dirigenti o manager, siamo intorno al 20%. Quindi questo vuol dire che il restante 80% dei manager è di sesso maschile. E così via, insomma, tutta un'altra serie di parametri che si possono mettere a confronto. Qui ci sono anche gli Excel liberamente fruibili, se qualcuno di voi ha voglia a casa di approfondire l'argomento va su osservatoriodnf.it e troverà tutte questi aspetti anche generali, molto visual, questi grafici. Addirittura c'è la possibilità anche di personalizzare, ad esempio se io voglio sapere il comportamento di determinate aziende di un settore specifico, metterò il filtro su industry, su settore, eccolo qui. Sceglierò un settore, per esempio banche, applicherò il filtro e quindi avrò tutte le informative sulle banche. Quindi c'è tutta la parte su cosa fanno le banche, su tutti gli argomenti ambientali e sociali. Quindi questo, per chi di voi vorrà anche fare, non so, una tesina di fine anno, può usufruire tranquillamente di questo database gratuito che viene aggiornato ogni anno con grande sforzo, per la verità, però poi reso totalmente a disposizione di tutti. Tornando alla presentazione molto brevemente, chiudo con quali sono stati gli effetti di questo osservatorio, quindi l'effetto di questa ricerca qual è stato. Dal punto di vista scientifico siamo stati presi come banca dati per la produzione di nuova conoscenza da parte di altri colleghi, quindi altri colleghi hanno preso il nostro database come punto di partenza e hanno elaborato queste pubblicazioni. Questi ultimi siamo noi, vabbè, ma non ha importanza, però ecco, come dire, da un primo punto di vista abbiamo dato un supporto notevole a questi colleghi che hanno fatto pubblicazioni anche di rilievo, in particolare questi qui hanno pubblicato su una rivista molto molto importante internazionale usando il nostro database. Dal punto di vista invece pratico, questo è quello che pensano le aziende di noi. Da alcune interviste, alcuni dialoghi che abbiamo fatto con delle aziende, abbiamo scoperto che appunto la presenza di un osservatorio che li guarda e che gli chiede di svolgere un'informativa qualitativamente sempre migliore, ha portato le aziende a fare sempre meglio dal punto di vista sia delle tempistiche di redazione e pubblicazione, sia per quanto riguarda la qualità dell'informativa offerta, e soprattutto, questo ci ha fatto molto piacere perché questa è una grandissima azienda, la prima, avevano il timore che questo sforzo fosse inutile perché nessuno li leggesse e rimaneva uno sforzo. Invece il sapere che c'è qualcuno che non solo li legge,
ma li, in un certo senso li sintetizza e in maniera grafica li diffonde al pubblico, è un motivo in più, è uno stimolo in più, e quindi si convincono di più in un certo senso a svolgere questi, questo tipo di informativa. Tutto qua, grazie per l'attenzione, spero che... Ad onor del vero, apro chiudo parentesi finale, l'ultima considerazione, tutto questo sforzo che avete visto di raccolta dati, di analisi dei dati, è stato svolto ovviamente dai sottoscritti, ma grazie a un supporto molto importante, che è quello degli studenti. Cioè, questa banca dati dà la possibilità di sporcarsi le mani, tra virgolette, di far ricadere il proprio sapere teorico che avete, potrete acquisire sui libri di testo se fate un percorso qui da noi, e magari, ecco, rendere quel sapere più operativo e magari anche discutere una tesi. Quindi, cosa non da poco, negli scorsi anni tutti gli stagisti che hanno lavorato con noi, ancor prima di laurearsi, sono stati assunti in alcune grandi aziende come KPMG, Deloitte e Pricewaterhouse, quindi non è una cosa da poco, ecco. Tutto. Allora, grazie mille ai professori Cupertino e Vitale. Io mi aggancio un po' a questo punto, mi pare molto interessante il discorso dello, tra virgolette, sporcarsi le mani con i dati. Vi ricordo, visto che non abbiamo moltissimo tempo per domande, almeno nella sessione pubblica, vi ricordo che l'Ateneo, attraverso l'ufficio orientamento, punta molto, punta molto sul discorso di Aspettando Bright come iniziativa che ci porta a Bright. Quindi se qualcuno di voi, sia diciamo qui in aula che a casa, che stanno partecipando all'orientamento, è interessato o interessata in qualche modo a collaborare in vista della notte delle ricercatrici e dei ricercatori a settembre, con alcuni di questi progetti che abbiamo presentato, o magari con altri, potete rivolgervi a noi delegati dell'orientamento, perché magari potremo pensare, assieme all'ufficio orientamento che sta promuovendo questa iniziativa, a qualche tipo di collegamento, non solo con il mondo, diciamo, accademico universitario, ma proprio con il mondo della ricerca, che abbiamo potuto aver modo di vedere grazie alle eccellenti esposizioni dei nostri speaker, che ringrazio ancora una volta. Grazie ancora e buona giornata.